parlato. Dovresti sapere che abbiamo una questione più urgente di cui occuparci. Si tratta di Cicero. C'è stato un incidente. Raggiungi subito il santuario. Astrid ti spiegherà tutto. Cerca di rilassarti, Visara. Lascia che l'Elisi... Presto ti sentirai meglio. Ah, grazie, tesoro. Sei molto gentile. Temo che la ferita del giullare sia grave qui. Quanto sembra. Bene. Maledizione. Non sarebbe dovuto succedere. Lo sapevamo e abbiamo comunque abbassato la guardia. Devo ammettere che perfino... Io faccio fatica a darti torto. Maro è morto, lo so. Ma al momento abbiamo problemi più gravi. Quel pazzo è uscito totalmente di senno. Ha ferito Visara e ha tentato di uccidermi e poi è fuggito. Sapevo che non ci si poteva fidare di quel disgraziato. Purtroppo è vero. Cicero era un piccolo tornado. Menava fendenti non appena poteva. Sarebbe anche stato divertente se non avesse cercato di ucciderci tutti. Senza contare il farneticare sulla Madre Notte. Fosse la vera guida della confraternita oscura e Astrid è solo un'impostora. Ascolta, dobbiamo affrontare questa situazione. Tu devi affrontare questa situazione. Voglio che trovi quel miserabile mezzo matto e poni fine alla sua vita. Ma prima, trova mio marito. Dopo l'attacco, Arnbjorn ha avuto uno scatto d'ira. Quando Cicero se n'è andato, Arnbjorn l'ha inseguito. Sono scomparsi nella boscaglia. Ispeziona la stanza di Cicero. Fammi sapere subito se scopri qualcosa. Io devo pensare a Visara e calmare tutti. Sconfitto da uno sciocco. Chi è ora? Calma, Visara. Hai scoperto qualcosa? Bene, bene. Dice dove è diretto. Il santuario di Dawnstar. Non preoccuparti, non fa niente. Ogni istante è prezioso. Trova Arnbjorn. E poi spedisci l'anima malvagia di quel giullare nel vuoto. Possibilmente a pezzettini. Ho accolto quel pazzo arrogante. Vedo che ti affascina il fuoco. Dovevo immaginare che Astrid avrebbe mandato te. Chi te l'ha detto? Sì, devo ammettere che quel giullare se la cava con il coltello. Ma non... Lì dentro, oltre la porta. D'accordo, mi hai convinto. Ma anch'io l'ho ferito.
Sono sicuro di avergli reciso un... Qual è la più grande illusione? So cosa troverai lì dentro, ma probabilmente ti basterà seguire la scia di sangue. Ti do il benvenuto a casa! Uditore! Sei tu! Oh, sapevo che saresti giunto! Per sconfiggere il migliore ci vuole il migliore! Astrid sapeva che il stupido lupo non avrebbe potuto uccidere lo altro Cicero! Oh, ma la madre notte non vuole affatto questo! Tu uccidi il guardiano e io uccido l'uditore! Oh, che cosa folle! Ai, punge! La mia casa è ben presa! Sono sempre stato un maniaco dei dettagli! Hai capito? Maniaco! Oh, oh, che idiota che sono! Che freddo! Ti piacerà? Di per sé non è una parte originale del santuario. Chiamiamola un'aggiunta forzata. Forzata da cosa? Vieni e vedrai. Sei ancora in vita. Cicero rispetta le capacità de... ma potresti almeno rallentare un po'? Non sono più quello di una volta. Va bene, Cicero ha aggredito quella meretrice, Astrid. Ma cosa deve fare un giullare quando sua madre viene offesa e oltraggiata? Di certo l'uditore mi capisce. Cicero, pensava che ormai l'uditore fosse morto. Magari possiamo metterci una pietra sopra. Quel che è fatto, che dici? Eccoci al termine della nostra rappresentazione! Mi hai scoperto? Mi arrendo? Oh, preferisci ascoltare, eh? Ma certo, certo. L'uditore ascolta. Allora ascolta questo. Non mi uccidere. Risparmia il povero Cicero. Torna da quell'impostora. Se può essere di aiuto, mi dispiace un po' per Visara. Quella stupida lucertola mi ha messo i bastoni tra le ruote. Ma ti prego, dimmi che quell'enorme cane da pastore è morto, dissanguato. Arbjorn è al sicuro. Perfetto. Hai dimostrato ancora una volta di essere un omicida nato. Ascolta, perché non tieni Shadowmere ancora un po'? E ora che abbiamo risolto la questione di Cicero, possiamo tornare alle cose più impellenti. Manca solo un altro bersaglio prima di passare all'imperatore. Per caso hai sentito parlare del gourmet? Il gourmet cucinerà per l'imperatore in occasione di una cena speciale.
Festus sta supervisionando questa parte del piano dell'assassinio. Sta per scoprire l'identità del gourmet. Dovresti fargli rapporto.